Eccoci e bentornati sul mio canale. Torniamo a parlare di Zetsubou no Shima, la nuova mappa zombies del DLC Eclipse, arrivato proprio oggi su Call of Duty Black Ops 3, perché vi volevo parlare della una delle novità praticamente più importanti del DLC, che sono i ragni, quindi nuovi zombie, se li vogliamo chiamare così, come nemici nella mappa Zetsubou no Shima. Infatti una delle novità della mappa di Zetsubou no Shima è senza dubbio l'arrivo e la presenza dei ragni. Nelle passate settimane se n'era parlato davvero molto, in quanto erano apparsi anche delle ragnatele nelle varie immagini di presentazione della nuova mappa zombies. Fra il quinto e il sesto round della mappa troveremo come mostri da combattere dei ragni. Se ben vi ricordate, su The Resident Drake c'erano i cani infuocati che venivano verso di noi per azzannarci, mentre sull'isola del Pacifico dovremo vedercela a questo punto con i ragni. Oltre a venire verso di noi, faranno due cose in particolare: andranno a piazzare sui vari punti di accesso che abbiamo scoperto delle ragnatele, che quindi dovremo andare a rimuovere per poter passare nuovamente in quel punto, ed inoltre ci attaccheranno sputando del liquido. Sono a mio avviso molto più pericolose e temibili rispetto ai cani di The Resident Drake. Capiremo del loro arrivo dalla schermata in prima persona che si riempirà nei quattro angoli di ragnatele, che man mano però andranno a sparire. Ovviamente poi i ragni si riproporranno anche nei livelli successivi ogni tot di round. Voi che cosa ne pensate? Sono secondo voi più forti i ragni di Zetsubou no Shima o i cani che abbiamo trovato su The Resident Drake? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti e ovviamente fatemi sapere che cosa ne pensate della nuova mappa zombies di Call of Duty Black Ops 3. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi sul mio canale e mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video, sempre qui, sempre sul mio canale.